l'avvocato Andrea Strada. Intanto, è possibile secondo lei una regolamentazione? Allora, doverosa, prima di rispondere a questa domanda, permettetemi anche a me qualche ringraziamento, perché quando si scrive un libro dal taglio prettamente giuridico e non un romanzo, tanto per intenderci, è sempre un piccolo grande lavoro di squadra. Quindi, al di là del fatto che io e la collega Chiara Sambaldi siamo gli autori del libro, però dietro questo libro, dietro queste pagine c'è una squadra che ha lavorato, quindi ringrazio innanzitutto tutto il mio studio, in particolare Michelangelo Principe, che mi supporta e ci supporta e sopporta tutti i giorni per il grande lavoro poi di studio e di ricerca delle fonti per questo libro. Ringrazio anche il dottor Luca Baldazzi, che è qui in sala, per il supporto scientifico. Grazie Luca. Ringrazio anche la dottoressa Emanuela Della Guidara, che ci ha aiutato nell'analisi della parte dedicata all'analisi delle dipendenze patologiche. E poi permettetemi un ringraziamento anche al dottor Antonio Rinaudo, che viene da Torino, neo presidente eletto di Orispes Piemonte. Ci conosciamo, dottore, da poco, ma per noi è già un faro, un punto di riferimento importante in Piemonte. Accanto a lui ringrazio il dottor Giuseppe Pecoraro, procuratore della Federazione Italiana Gioco Calcio. Grazie, procuratore, di essere qui. Ringrazio ancora, lo faceva prima la collega Chiara Sambaldi, Daniele Masala. Tutti noi lo conosciamo come campione del mondo olimpionico nei tempi che furono, scusami Daniele, nei tempi che furono rispetto al moderno, però in realtà Daniele ha scritto un libro su questa materia, per noi è stata una fonte importante, quindi grazie. La società. Grazie ancora. Ora entriamo, non vi tedio ulteriormente, entriamo nel vivo del dibattito. Vorrei focalizzare la mia attenzione sul possibile inquadramento degli sport nell'ambito del diritto sportivo italiano, quindi nell'ambito del CONI. Ecco, pur essendo un avvocato cercherò di non darvi fastidio con questioni veramente giuridiche, però comprendete bene che inserire gli sport nell'ambito degli sport tradizionali, tra virgolette, o nell'ambito addirittura delle discipline olimpioniche, può avere un impatto enorme in termini economici e di business. Ora, il dubbio, diciamo che vorrei alla fine del mio intervento creare in voi un dubbio, e il dubbio consiste nel rispondere alla domanda che faceva prima la collega Sambaldi: cosa intendiamo noi per sport, cosa si intende per sport? Ecco, molti di noi, me compreso, almeno prima dello studio di questo fenomeno, penso che risponderemo a questa domanda, che per sport si intendono tutte quelle attività che richiedono allenamento costante, concentrazione, competizione, ma anche sforzo fisico, fatica e sudore. Almeno così a precisa domanda ha risposto la grandissima Federica Pellegrini, olimpionica di nuoto. Ecco, ma siamo davvero sicuri? Siamo davvero sicuri che per essere considerato sport occorre la componente fisica? Diciamo che per rispondere a queste domande vorrei che comprendiate che quello che per noi adulti può sembrare paradossale, per un giovane di oggi è del tutto normale. Siamo nell'epoca dei nativi digitali. Facciamo un esempio concreto: il pensiero di noi adulti è: che danno stasera in televisione? Il pensiero di un nativo digitale è: stasera, anzi all'ora che voglio io, vedo quello che voglio io. Quindi la tecnologia di oggi permette questo, la TV on demand ha rivoluzionato il concetto stesso di televisione. Oggi non è più l'utente che sceglie tra i palinsesti proposti dagli emittenti televisive, ma è l'utente che si crea la propria programmazione, quasi fosse un abito su misura. Quindi se per noi adulti può sembrare assurdo che le competizioni di videogiochi vengano inserite nell'ambito addirittura delle discipline olimpioniche, in realtà per un millennial può essere assurdo esattamente il contrario. Ecco, tutto questo per dire che per comprendere questo fenomeno, e poi entriamo nel vivo della questione giuridica, per comprendere questo fenomeno occorre prima fare uno sforzo intellettuale, quindi proiettarci nelle teste dei giovani di oggi, uscire dai nostri schemi mentali, dai nostri preconcetti. Questo l'ho fatto prima di affrontare questo fenomeno, e poi magari prima ancora di trattare la questione giuridica. Ora, sapete che in Italia gli sport non sono ancora riconosciuti dal CONI. Attualmente operano sotto l'egida degli enti di promozione sportiva, l'AICS è uno di questi, e ancora grazie al presidente Morea e al dottor Masala che rappresenta oggi l'ente di promozione sportiva. Sul punto però penso che sia importante, entriamo nel vivo della questione giuridica, fare un cenno
su come è strutturato il CONI. Il CONI, in estrema sintesi, naturalmente non posso qui essere dilungarmi troppo, ma in estrema sintesi si fonda su tre colonne portanti. Prima colonna, le federazioni sportive nazionali, federazioni sportive nazionali per tennis, per basket, per calcio, eccetera, eccetera, che governano gli sport, quindi qualunque sportivo che deve fare attività agonistica deve avere la tessera federale di un determinato sport. Seconda colonna portante, appunto, gli enti di promozione sportiva, che sono associazioni riconosciute dal CONI, che hanno come mission principale quella di diffondere nel modo migliore e più capillare possibile una determinata disciplina, e si rivolgono a un pubblico prettamente amatoriale. Terza disciplina, terza colonna portante, e qua mi soffermo un pochino di più, sono le DSA. Cosa sono le DSA? Le discipline sportive associate. Sono, non so quanti di voi ne abbiano conoscenza, sono discipline riconosciute dal CONI che si distinguono al loro interno per due ordini di ragioni, due ordini di motivi. Uno, perché si tratta o di attività di carattere ludico-ricreativo, che quindi non richiamano quanto almeno la componente fisica, lo sforzo fisico, il concetto di sport, metto le virgolette, tradizionalmente inteso. Facciamo degli esempi, scusatemi. Dama, scacchi e bridge. Dama e scacchi e bridge sono delle discipline sportive associate. Seconda categoria all'interno delle discipline sportive associate sono delle discipline che, pur richiamando il concetto di sport quanto alla componente fisica, lo sforzo fisico, però sono di recente invenzione o organizzazione, o comunque non sono discipline olimpioniche. Altri due esempi, esempi rafting e bowling. Ora, attualmente le discipline sportive associate riconosciute dal CONI sono 19. Le vorrei citare in questa sede, elencare, le vado a leggere, perché sapere quali sono penso ci possa far aprire la mente e rispondere con maggiore consapevolezza alla domanda iniziale: cosa si intende per sport. Allora, Federazione Arrampicata Sportiva, levo la parola federazione, tanto per tutti uguali, cricket, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Mi sono chiesto, ma quali sono questi giochi e sport tradizionali? Non sapevo cosa fossero. Sono andato ad approfondire e ho visto che questi giochi sono la lippa, la morra, le freccette, la trottola, la ruzzola, grazie Daniele, il lancio della forma di formaggio. Il lancio della forma di formaggio è una disciplina sportiva tradizionale riconosciuta dal CONI. Nonché la fionda, ma ce ne sono altre. E poi ancora, proseguo nella lettura delle DSA: tamburello, pallapugno, canottaggio, uscio, kung fu, biliardo sportivo, sedile fisso, hai ragione, uscio, kung fu, biliardo sportivo, bowling, orientamento, orientino in inglese, kickboxing, muay thai, shootbox, twirling, che se non sbaglio, correggimi Daniele, è una specie di ginnastica artistica ritmica. Perfetto. Federazione Italiana Turismo Equestre, rafting, America Football, e poi Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo. È uno sport appunto di tiro, si usa un'arma da fuoco, bisogna essere maggiorenni e quindi importante avere un regolare possesso d'armi, e poi dama, scacchi e bridge. Quindi ecco, approfondendo queste discipline sportive associate ci rendiamo conto che il CONI riconosce al proprio interno delle discipline che con la componente fisica hanno ben poco a che vedere, no? Tutti gli sport di tiro, ma soprattutto, appunto, ripeto, dama, scacchi e bridge sono l'esempio eclatante, esempio di scuola, diremmo noi avvocati, però tutte hanno degli elementi comuni: allenamento costante, battuta anche nel lancio della forma di formaggio, occorre un allenamento incredibile, concentrazione e competizione, tutti elementi che negli sport sono veramente ai massimi livelli. I giocatori sportivi, abbiamo imparato, io e Chiara Sabaldi, si allenano 8-6 ore al giorno. In realtà fanno una vita esattamente paragonabile a quella degli sportivi tradizionali, si allenano anche fisicamente, perché altrimenti non riescono a stare concentrati, ci spiegano, per 8 ore di fronte a un teleschermo avendo dei riflessi pazzeschi. Ora, quindi la nostra proposta, il nostro suggerimento è quello di poter inserire gli sport nell'ambito delle discipline sportive associate, quasi a volersi ambientare nell'ambito del diritto sportivo italiano, per poi valutare l'opportunità o la possibilità di creare una vera e propria federazione sportiva nazionale di sport. Però non è tutto così semplice, nel senso che riteniamo che il settore debba superare quella frammentarietà che attualmente lo contraddistingue. Occorrono regole certe e uniformi per tutti, occorre il rispetto dei principi del CIO, quindi rispetto al principio democratico di uguaglianza, il principio di pari opportunità alla partecipazione dell'attività,
in realtà, non so se concordate con me, ma da questo punto di vista gli sport ben possono insegnare molto agli sport tradizionali. Pensate che un soggetto portatore di handicap tramite l'utilizzo di un PC o di una console ben potrebbe battere un soggetto normodotato. Oppure una donna può competere alla pari con un uomo, cosa che naturalmente nelle discipline tradizionali non può avere. Ora, siamo sicuramente di fronte a una nuova opportunità di business, a un nuovo mercato. Faccio l'esempio del calcio e ringrazio la delegazione della Juventus oggi presente. Faccio l'esempio del calcio, perché naturalmente è lo sport più popolare in Italia. Il calcio già ha investito in questo settore. La Sampdoria per prima, il Parma, l'Udinese, la Roma, il Bologna, il Genoa, il Cagliari, l'Empoli. Che vuol dire investire in questo settore? Vuol dire ingaggiare i giocatori, i più bravi, i giocatori propri, professionisti nel gioco che simula il gioco del calcio, FIFA o PES, farli vestire i colori sociali, la maglia della Roma, dell'Empoli, eccetera, eccetera, e mandarli in giro per il mondo a competere sia, diciamo, online sia fisicamente nelle arene, sono presenti in maniera incredibile in America e in Asia. Ecco, un'altra forma di investimento che ha fatto per esempio il Real Madrid, squadra tra le più blasonate dopo la Juventus, oggi visto che siamo in Italia, squadra tra le più blasonate del mondo, all'interno del Bernabeu, questo sì, stadio più importante del mondo, ha creato un'arena, uno spazio enorme dedicato alle competizioni di sport. Ecco, concludo il mio intervento, poi lascio la parola a chi mi seguirà, dicendo che sicuramente, così come la TV on demand ha rivoluzionato il concetto di televisione, gli sport possono e potranno e rivoluzionare il concetto di sport. E allora, se come credo di qui a breve verranno inseriti nell'ambito delle discipline sportive o addirittura nell'ambito delle discipline olimpioniche, e allora avremo arene, stadi, gremiti di spettatori che vanno a vedere i propri idoli competere con i videogiochi. Attenzione, non sto parlando di fantascienza, sto parlando di quello che già avviene in Asia, in Corea in particolare, che è la culla degli sport, e in America. La copertina del nostro libro evidenzia un'arena di sport, ma basta che voi andate su Google, digitate sport, immagini e vedete le cose incredibili. Stadi che con un pubblico maggiore del Super Bowl in America. Avremo circoli sportivi accanto ai circoli sportivi, chiamiamoli così, e visto che in sala ci sono diversi operatori del gaming, miei amici, avremo la possibilità, per le classiche sale bingo, sale slot, sale scommesse, oggi vessate dalle normative locali, mi riferisco attualmente agli addetti ai lavori, lo sanno, al distanziometro, alle restrizioni orarie, avremo la possibilità di riconvertire le sale in quelle che mi piacerebbe definire oggi oratori digitali. Ora, un ultimo cenno e poi chiudo davvero. Finito? Il 28 marzo, quindi l'altro ieri sostanzialmente, il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ha introdotto 4 nuove discipline olimpiche che andranno a Parigi 2024. In realtà ancora in via provvisoria, perché poi l'ufficialità si avrà a fine 2020. Le 4 discipline sono arrampicata, surf, breakdancing e skateboard. La breakdance è il ballo da strada, no? Lo skateboard lo conosciamo tutti. Ecco, pensate solo se 20 anni fa ci avessero detto che lo skateboard sarebbe diventato disciplina olimpica. Penso che tutti noi avremmo sgranato gli occhi. Così come oggi vi vedo sgranare gli occhi, sentir parlare di sport come disciplina olimpica. Però chi sgrana gli occhi siamo solo noi adulti. Per i giovani è tutto normale. Grazie.